Benvenuti, gentili spettatori, a Politeama. Fra i film in programmazione nelle sale aretine segnaliamo, a proposito di Davis, al cinema Eden. Scritta e diretta da fratelli Coen, la pellicola narra le vicende di un cantatore folk americano che, nonostante le tante difficoltà, cerca di farsi strada nella New York dei primi anni 60. Un film molto atteso che ha ottenuto un ottimo successo di critica. Sabato 8 febbraio, grande serata a Cavriglia. Alle 21:15 Lucia Poli salirà sul palco del Teatro Comunale con lo spettacolo Il fantasma di Canterville secondo la signora Amney. La pièce, liberamente tratta da un racconto di Oscar Wilde, narra le disavventure di una famiglia americana dell'Ottocento, alle prese con un fantasma. Il divertimento è assicurato grazie alla forza del testo e alla bravura di Lucia Poli. Sabato 8 febbraio, invece, ad Arezzo, la stagione concertistica si arricchisce con un importante appuntamento. Sul palco del Teatro Mecenate salirà il Rossignolo, uno dei più famosi gruppi italiani di musica antica. Il programma della serata prevede musiche di Vivaldi e Telemann. Domenica 9 febbraio, alle ore 21, presso la Cattedrale di Arezzo, l'insieme vocale Vox Cordis rende omaggio alla Madonna del Conforto con il concerto Bianca Regina. L'evento prevede melodie monodiche medievali e celebri laudi mariane di grandi compositori, come da Palestrina e Verdi. Grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima settimana.